Si avvicina la festività di Santa Rita, un momento molto sentito dai fedeli, da tutta la comunità avellinese. Don Antonio Dente, qual è il pensiero quest'anno? A chi va il segnale di Santa Rita? Ma la grande accoglienza che Santa Rita ha avuto chiaramente nel suo ambiente, verso tutti, chiaramente va verso tutte quelle persone che si trovano in grandi difficoltà, sia sul territorio, ma anche quelli che arriveranno anche sui nostri territori, perché si possa fare un'accoglienza di rispetto di quella che è la dignità umana, dipendentemente dal colore, dalla cultura, dalla religione. E quindi questa è un poco, credo, la festa di quest'anno potrebbe avere questa, perché Santa Rita poi da questo punto di vista ha cercato di creare ponti con tutti, indipendentemente da quelle che potrebbero essere le proprie convinzioni o i propri modi di vivere. Santa Rita apre le porte ai profughi, agli immigrati, le porte della chiesa ma anche delle case. Certo, noi quest'anno stiamo avendo anche l'esperienza dell'anno giubilare, l'apertura della Porta Santa, in realtà, che il Papa Francesco ha voluto fare in un luogo di grande difficoltà in Africa, credo che ci debba fare pensare anche ad aprire le altre porte, no? Le porte delle nostre case, le porte delle nostre comunità, le porte del nostro cuore, per essere disponibili a tutti coloro che vogliono entrare in relazione e in continuità di dialogo con noi. Tanto, Don Antonio, la chiesa di San Savero, che poi voglio dire è popolare come la chiesa di Santa Rita, è circondata dal degrado, vediamo strade dissestate, insomma si potrebbe dare una mano per renderla un po' più visibile. Sicuramente, quella è una zona che andrebbe curata anche un po' in più, perché comunque l'iniziativa anche che è stata fatta del maggio nei monumenti voleva anche avere questa, noi abbiamo partecipato a questa iniziativa, quindi abbiamo proposto due visite guidate per far conoscere, quanto più si conosce l'ambiente, anche dei tesori che ci sono nelle nostre realtà, la cultura diventa anche una cultura poi sul territorio, perché ci si rende conto che bisogna anche dare un decoro a quello che c'è intorno, a queste grosse e belle cose che abbiamo noi.